Buonasera dalla redazione della TGL News. Stava passeggiando nella piazza centrale di Caorso questa mattina quando è stata assalita da due Rottweiler che l'hanno ferita gravemente al volto e a un braccio. La 53enne è stata trasportata all'ospedale di Piacenza. Ancora cronaca, in casa avevano allestito una serra per la coltivazione di marijuana. Due giovani piacentini di 19 e 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Rivergaro. I lavori per la tangenziale di San Polo ripartiranno entro la fine dell'anno, è quanto ha dichiarato il sottosegretario all'economia Paola De Micheli, che questa mattina ha partecipato al sopralluogo al cantiere ormai fermo dal 2011. Dopo il grande caldo arriva il fresco, nei prossimi giorni sono infatti previsti temporali e abbassamento della temperatura, mentre da sabato il termometro tornerà a salire. Calcio, Piacenza in campo contro il Fanfulla per un'amichevole in vista del terzo turno di Coppa Italia in programma sabato alle 20:45 a Crotone contro la formazione di Serie A. È tutto, ci ritroviamo alle 19 con i titoli del TGL. Buon proseguimento.